Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale Velocetto TV. Oggi siamo con il quinto episodio di LEGO City Undercover, incarico speciale 3, aria pesante in miniera. Gustiamoci il video adesso. Sto cercando Clarence Puzzolo Fletcher. È in fondo alla galleria principale. Ah, non puoi sbagliare. Riesco a sentire il suo olezzo già da qui. Eccolo lì! È il momento, spazzalo via! Colla di rapita! Ma che caspita è? Allora, si può sapere chi di voi ha combinato questo disastro? Per l'ultima volta, la volete smettere di giocare con la dinamite? E tu, vai subito a infilarti un casco. Sì, signore, vado. Ok, siamo in miniera e dobbiamo cercare una persona, ma iniziamo subito con la conquista del primo personaggio. Che si trova qui, Gay Newberry, il nostro primo personaggio di questo livello. E sotto a questi massi troviamo anche il primo pezzo del distintivo. Non hanno finito di costruire le rotaie! E io come faccio a spostare il carrello di dinamite? Non ti preoccupare, che ci pensiamo noi. Proseguiamo alla conquista dei personaggi, dei pezzi di distintivo. Ci sono molte cose da fare in questo livello, forse uno dei livelli più lunghi questo qui. Ora, dopo aver risucchiato l'acqua, abbiamo questo tombino e troviamo già il secondo personaggio di questo livello, Speakdown. Secondo personaggio del livello trovato. Ora continuiamo con, come avete visto, ho spento le fiamme nel barile, ne dobbiamo fare 5 anche in questo livello. Ecco qui un secondo barile. Sono riusciti a scoprire perché ci hanno rubato le attrezzature? Non saprei. Magari stanno aprendo una miniera. Ecco qui il terzo barile. Che fessi! Se avessero rubato direttamente i minerali preziosi, si sarebbero risparmiati un sacco di lavoro. Ok, diventiamo ladri, abbiamo questa porta. E azioniamo il meccanismo adesso. Ok, ci dà dei pezzi da costruire. Questo quadrato che spostiamo, che ci permetterà di salire qui sopra. Ora andiamo in questa zona saltando la corrente e anche qui azioniamo il meccanismo che disattiva la corrente. Qui invece adesso ripariamo il sistema che ci dà la vernice qui sulla destra. Ci prendiamo la vernice. E andiamo a spararla qui. Si avvia adesso l'ascensore. Intanto, sono caduto. Vabbè. Dato che ci siamo, prendiamo prima, spegniamo il quarto barile. Perfetto.
e poi prendiamo il primo veicolo dumper, primo veicolo di questo livello dumper preso. Proseguiamo, distruggiamo questi pezzi per costruire questa rampa di lancio. Ah, il mattoncino blu, la moneta blu è caduta, vabbè. Ma non me ne sarei mai potuto permettere. Ok, abbiamo questa porta. Certo, non con il nostro stipendio. In questo armadietto adesso trovavamo Chase McCain minatore. Noi però già ce l'abbiamo, ovviamente. E adesso spegniamo l'ultimo barile incendiato e prendiamo il secondo pezzo di distintivo di questo livello. In questa zona abbiamo fatto tutto, tutti gli oggetti, i personaggi che si potevano prendere li abbiamo presi. Adesso non ci resta che proseguire nell'avventura per passare alle zone successive. Qui salite che prendete delle monete blu, servono per completare la barra in alto che avete visto che c'è ogni livello, per raccogliere le monete. Ok, altri pezzi, costruiamo. Finché non tiriamo fuori qualcosa, non possiamo usarlo più. Poco ma sicuro. Facciamo esplodere. Ci sta un'esplosione. Nel frattempo inserisco un'altra moneta nella macchina che ci ha dato gli esplosivi, perché adesso esploderà. Infatti non si è visto, ma ci dà un bel po' di monete blu, quindi fatele anche voi ragazzi. Beh, le monete che c'erano qui dovute alla esplosione le abbiamo perse. Comunque adesso abbiamo i binari. Provati la tua dinamite. Hai riparato le rotaie. Sei appena diventato il mio migliore amico. Ora lo spingo tranquillo. C'è una bella esplosione. Ah, escono dei malvimenti. Li arrestiamo adesso. Perfetto. Possiamo proseguire. Arriviamo, ce n'è già altri. Perfetto, tutti atterrati. Non ci resta che arrestarli tutti. Come dice qualcuno, non vuole che troviamo Puzzolo, ma noi lo troveremo. Ok, adesso andiamo a prendere la dinamite, ci serve per far esplodere quella struttura. Eccolo qui. Wow, ok, ho capito. Pasta fagioli. Un po' di privacy, per favore. Ottimo, un trampolino. Ora sì che mi sento sicuro. Spero che la mia assicurazione medica... Ah, non ero pronto! Come non eri pronto? Parla con noi. Comunque ora dobbiamo scendere. Mi dispiace Chase, non volevo di certo prenderlo. Qui c'erano delle... delle pale.
Una bella discesa. Ah, si scende parecchio. Abbiamo colpito la parete. Ah, siamo arrivati. Si è azionato il paracadute della polizia. Un po' troppo presto, secondo me. Potevamo scendere un altro poco. Atterraggio perfetto. Lo volevo dire io. Ehi, lo sapevi che c'era un ascensore, vero? No. Come c'era un ascensore? Vabbè, noi abbiamo fatto prima, dai. Ok, siamo su un'altra zona. Vediamo cosa fare. Intanto spegniamo questo barile che ci dà solo monete. Distruggiamo questi massi che adesso ci dà l'opportunità di cercare qualcosa con il nostro scanner. Vediamo dove ci porta. Dovrebbe essere qui, sì, infatti. Troviamo della dinamite. Quindi ci servirà per far esplodere questo carrello. Wow, certo che una bella esplosione. Ah, si costruisce un altro quadrato che ci permette di salire. Prima però di salire andiamo qui, perché dobbiamo azionare questo meccanismo. Vabbè, non ci sono riuscito ora. Prima facciamo un'altra cosa. Distruggiamo questi massi e apriamo questa porta. Troviamo un mattoncino che ci servirà per costruire. Ok, stavolta siamo saliti, prendiamo questa cassa di pezzi e la mettiamo qui. Ora funziona l'ascensore e al suo interno troviamo il Steadfast, quindi secondo veicolo trovato di questo livello. Quindi ecco, arrestiamo questi altri simpaticoni. Stavo dicendo che abbiamo trovato sia i due personaggi che i due veicoli di questo livello. Non ci resta che completare il distintivo. Ce ne mancano ancora due pezzi e ancora dobbiamo trovare anche il mattoncino rosso. La prossima volta che voglio fare un giretto sui carrelli della miniera sarà meglio controllare che il caposquadra non stia guardando. Ok, come avete visto, ho sparato a una macchia gialla sulla parete rocciosa. Come avete visto, mi ha detto 1 di 5 e quindi dobbiamo sparare a 5 di quelle macchie gialle. Andiamo di qua perché c'è un mattoncino che ci serve per costruire una costruzione che ci permette di proseguire nel livello.
Ok, ora come vedete serve qualcosa per accenderlo. Questa miniera è stregata. Qualcosa mi ha appena toccato. Quindi andiamo di qua e troviamo questa torcia. Cerchiamo di non cadere. Accendi la miccia e mettiti al riparo. Un'altra bella esplosione. Ok, saliamo. E qui c'è una seconda macchia gialla. Spariamo. E siamo a 2 di 5. Adesso diventiamo ladri. Abbiamo questa gabbia. All'interno c'è un uccellino. Come vedete ci ha detto 1 di 4. Quindi dobbiamo liberare 4 uccellini in gabbia che troviamo lungo il nostro livello. Qui c'è la terza macchia gialla. Perfetto. E qui adesso liberiamo il nostro secondo uccello dalla gabbia. Questi passaggi ci daranno gli ultimi due pezzi del nostro distintivo. No, sono caduto. Va bene, torniamo su. Stavolta cerchiamo di non cadere. A spostare massi, potrò avere il diritto di tornare a casa e rilassarmi un po', no? Abbiamo preso un altro mattoncino. Qui mi pare che c'è un altro, sì. Se continuiamo così possiamo battere il nostro record. E quindi adesso possiamo costruire la costruzione di questo livello. Ehi, ottimo lavoro, amico. Anche se non ci salirò mai, perché quelle cose sono pericolose. Ok, abbiamo costruito una specie di funivia. Sono certo che andrà tutto bene. Guarda qua. Mi sa che ce l'ha buttata. No. Andrà a finire male, vero? Questo dovrebbe fermarlo. Quello lì ce l'ha proprio buttata. Braccia a posto. Testa a posto. Chi l'avrebbe mai detto? Sono ancora vivo. Come avete visto, appena sparato al quarto, la quarta macchia gialla. Nel frattempo era partito il video. Adesso liberiamo il terzo uccello dalla gabbia. Facciamo attenzione che qui ci lanciano i massi. Questo significa che mi sto avvicinando a Puzzolo. Ok, altri cattivoni da arrestare. Perfetto, arrestati molto velocemente, direi. Proseguiamo. Ok, qui dobbiamo usare questo per salire. Non cadere in quel tremendo frantumatore, ok? Facciamo attenzione ai massi. Ho
Ok, qui distruggiamo altri massi. Ci serve per passare. Ok, ci sono altri simpaticoni, come li chiama Chase McCain. Li arrestiamo anche loro. È rimasto uno a quanto pare. Ok, trapaniamo qui. Perfetto. E qui c'è il nostro ultimo uccello in gabbia, che liberiamo subito. Quarto ed ultimo uccello liberato, e quindi prendiamo il nostro terzo pezzo del nostro distintivo. Ah, ma c'era un altro simpaticone. Eccolo qui. Oh, ci ha colpito, come si è permesso. Costruiamo e arrestiamo. Perfetto, prendiamo la dinamite dal nostro distributore, che farà esplodere un'altra Twilight. Perfetto, vediamo cosa costruiamo. Ah, un'altra rampa di lancio che ci catapulta qui sopra. Atterraggio perfetto. Ok, adesso diventiamo contadini. E andiamo da quest'altra parte, che troveremo l'ultimo pezzo giallo da sparare. Come avete visto, 5 su 5, e prendiamo anche l'ultimo pezzo del nostro distintivo, e anche il nostro distintivo è stato completato. Ci manca solo il mattoncino rosso per completare il livello al 100%, e il nostro mattoncino rosso si trova esattamente qua sopra. Eccolo qui, mattoncino rosso conquistato. Torniamo dove eravamo prima, e direi che il livello è stato completato al 100%. Avete visto i vari passaggi. Mi raccomando, ragazzi, se avete qualsiasi dubbio, problemi, anche per quanto riguarda la storia, datemi un vostro parere, commentate con un vostro pensiero magari contiene un indizio il video. Diario di Fletcher 3011. Sono stato... Chi va là? Prendetelo! Abbiamo ascoltato la registrazione. Hanno preso Puzzolo. Ok. Forse sono ancora in tempo per raggiungerli. Parte il video. È passato di tempo, McKay. Rex Fury! Cerchi qualcuno? Guarda lì! Wow! Lasciatelo, tanto non può fare nulla. Il mio contatto dice che un suo amico ci può procurare un bel camion nuovo, omaggio della polizia di Lego City. Spegnete quell'affare! Mi ha colpito un po'. Ci ha steso? Potrebbe sembrare così, ma no, ti hanno steso, Chase. Meno male che Dambi mi ha mandato qui. Duke, cercavo un minatore, ma Rex è arrivato prima. Cerca di non parlare. Natalia, sei venuta per me? No, si riprenderà. Ma allora, perché? Ero nei paraggi. Suo padre è scomparso. Cosa?
Niente paura, Natalia. Lo troverò. Sarò io a trovarlo e senza il tuo aiuto. Non avrei mai dovuto testimoniare contro Rex Fury. Se Rex ha preso suo padre e tu hai intenzione di salvarlo, allora devi imparare a difenderti come si deve. Vai da questo tizio. Conosce il Kung Fu. Ok, ragazzi. Livello completato al 100%. Abbiamo preso tutto quello che c'era da prendere. Distintivo completato, mattoncino rosso. I due personaggi, i due veicoli. Adesso vi rimando al prossimo episodio. Mi raccomando, tanti bei commenti con un vostro pensiero su questo livello. Lasciate un bel like e soprattutto iscrivetevi attivando la campanella per restare sempre aggiornati con il canale. Termina qui questo episodio. Ci vediamo al prossimo episodio. Un saluto a tutti. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao.